Tadan! Dai, la sorpresa. No, non è vero, non è a sorpresa. È semplicemente sto facendo tutto a cazzo. Lo so, me ne rendo conto. E qua in casa, fuori casa, stanno cambiando tante cose. Avevo fatto la mia programmazione da non rispettare e adesso è cambiato tutto. E quindi non riesco a non rispettare neanche la mia programmazione precedente. Quindi adesso non lo so. C'ho dei giochi da finire, volevo fare Sea of Thieves, però ho un po' di tempo, ma non è così poco, ma non è neanche così tanto da fare qualcosa su Sea of Thieves. Solo che poi il 22 cambia la stagione e io sono indietro e volevo fare almeno qualcosa con la compagnia delle anime lì. Solo che no, perché volevo fare anche l'evento di Flame Art e che cazzo è. Però se non lo posso fare con la cosa della compagnia delle anime, perché tanto i teschi che trovo saranno due in croce, sono tutti fantasmi, e quindi vorrei farlo con la cosa del commercio. Non lo so. Allora, per ora facciamo che gioco a Pokémon Arceus, anche perché lo devo finire, tra 5 giorni esce l'altro. O me lo finisco per i cazzi miei, ma non mi sembra neanche carino. L'ho iniziato in live. A parte che non so se lo farò in live l'altro, però vabbè, vediamo. Non lo so, sono un po' indeciso. In realtà volevo farmelo un po' per i cazzi miei. Ci penso su, ho ancora 4 giorni per pensarci. Però in ogni caso, cioè, devo finirlo questo qua. Non è che posso giocare a 5 giochi di Pokémon insieme. Or dunque, beh, non lo so, Sea of Thieves a sto punto mi sa che lo faccio domani, cerco di iniziare presto, in base agli orari anche di chi vive con me, vediamo, perché mi servono almeno 3 ore, cioè un tempo massimo di 3 ore devo considerare per Sea of Thieves, perché non mi va di, cioè, abbandonare le cose a metà. Allora, intanto che cazzeggio, vado qua. Abbandonare le cose a metà e, cioè, non concludere bene l'avventura. Poi mi tocca vendere le cose con la bandiera, come si dice, con il valore emissario basso. Non lo so. L'esperienza mi dice che dedicare poco tempo ad una partita di Sea of Thieves non è pagante. Detto questo, vorrei far evolvere Zorua, però vorrei anche allenarlo, però se lo alleno così me lo schiattano e quindi lo faccio evolvere. Iniziamo così la puntata, che durerà, un'oretta e mezza mi sa. Ho trovato sta cacatina qui, vabbè, a sto punto la uso. Vabbè. Wow, bravissimo. Vabbè, questo me lo tengo. Tu, mi piaci tu. Evoluzione, vai! Mi spiace che l'ho usato poco, però cazzo, me li mettono alla fine del gioco. Ma mettimi alla fine del gioco, mettimi i Pokémon che non si evolvono, no? Tutti insieme. Non i Pokémon che hanno gli stadi. Puoi evolvere, vai. Stai zitto, Serax. Quanto parli, santo cielo. Stai mica streamando, eh. Restiamo a osservare. Che stanchezza oggi, ho fatto di tutto, sono a pezzi. Un po' alto. Ma quanto è figo, fichissimo. C'è un bipede che sembra una bestia, però finalmente, non antropomorfo. Che bellezza. Vediamo che bello che è. Perché non posso girare la visuale adesso? Non si può. Noia. Dove sono i miei? Che bello. È proprio fighissimo. Bello. L'avevo visto all'inizio, forse dei trailer, non mi convinceva, però guardarlo così. Un po' sto capello sbarazzino. Però non è niente male. Ha la sua personalità.
Vediamo se impara qualcosa di carino. Segnare mosse, vai. Zoro. Zoro cosa impara? Funesto vento. Na. Na, na, Fango bombola, Impatto e paraggio. Lancia fiamme. Oh. Nero pulsar. Attenzione, nero pulsar. Anche lanciafiamme mi intriga. Aia! Sono spaccato il polso. Non lo so. Fatemi pensare. Con spettro, cos'è che faccio? Contro cos'è che faccio schifo? Ah, è buio, chiaramente. Mi servirebbe una mossa lotta. Buio. E io ho un'altra mossa buio. Normale, posso... Io ho iperraggio, cioè, iperraggio, ragazzi. Io sì, iperraggio. Ma io sì, iperraggio, ma... Ma chi se ne frega? Tanto 4000. Ah, già che non me la fa insegnare subito. E a sto punto non so se insegnargli anche Nero Pulsar, perché è proprio un Pokémon da potenza. O Fango Bomba. Fango Bomba mi intriga anche. O Fango Bomba o Lanciafiamme. Fango Bomba forse è un po' meno inutile di Lanciafiamme, però c'è da dire che non ho Pokémon veleno. A parte che star qua a fare le tattiche del culo non serve a niente, perché tanto saranno due lotte in croce. Quindi niente, però io gliela insegno. Poi posso cambiare Pokémon? Vediamo Arcanine se c'è roba nuova. C'è roba nuova Arcanine? No, non ha roba nuova. Vabbè, niente. Lui ha roba nuova? No, solite quattro cacate. Ursaluna ha roba nuova? Ma non credo abbiano mai roba nuova loro. Però aspetta, lui cosa? Carineria, Umbrartie potrebbe non essere male. No, no, lasciamogli carineria perché non ho neanche un folletto. Basculation. Allora, lui magari... Cavolo, che non ha neanche una mossa fisica spettro. Che palle. Ha idrondata, psichico. Per insegnargli Giga Impatto, ma mi sembra un po' troppo estremo. Ah, fatemi pensare, cos'è che aveva lui? Non lo ricordo. Overquill non mi convince tantissimo in realtà in squadra. Pallagelo. Bello. Pallagelo interessante. Come te riposo, fango bomba, palla ombra. Cavolo, quasi quasi palla. Giusto per cazzeggiare, pallagelo gliela insegno. Non ho capito. Però dovrebbe potenziarsi. O non si potenzia più? Perché non è molto esplicativa questa descrizione. Perché se si potenzia, bene. Se non si potenzia, no. Tra l'altro lui cos'è? Sempre fisico? Fatemi controllare. A parte, potevo insegnargliela per 500. Allora. Overquill. Vediamo cos'è. È sbagliato. Overquill è sbagliato, chiaramente. È d'attacco. E lui ha introdotto Nero Pulsar punte. Però Nero Pulsar... No, cioè... No, perché Nero Pulsar? Ah, perché è buio. Però è un po' stupida come mossa. Ma non impara proprio niente. Magari al prossimo livello impara una mossa buio. Io so, sbigo attacco, ma sparo. Allora, fatemi vedere che è sbagliato. Cioè, tutti questi due stronzi sono tutti due sbagliati. Tra l'altro, Vasculigion è proprio sbagliato, sbagliato, sbagliato. Non è molto forte sto coso, eh. Ma. Vediamo, lui ok.
Arcanine, sì. Tutto sommato può andare bene, lui è perfetto, proprio fantastico, è proprio un grande. Lui è tutto valido, sì, ci sta. Niente. Allora, fatemi segnare le mosse. Allora, abbiamo detto iperraggio, perché tanto comete 60. Cioè, cosa io lo faccio? Ecco, fango bomba, se riesco ad avvelenare, è ottimo, ottimo. Ombra artipa, l'ombra congiura. Congiura! Azz, qui cambia tutto, eh. Congiura, cazzo, è interessantissimo. Vabbè, dai, spariamo in iperraggio. È inutile fare i tattici. È inutile, oddio. Non è inutile, però proviamo così. Si mette ad urlare un po'. Ok, e questo va bene. E adesso gliela faccio anche perfezionare. Poi Arcanine era a posto, Clever era a posto, sono a posto. Overkill, vediamo. Non mi ricordo già più niente. Mi si spillo. Impuntura, autodistruzione. Ma sapete che quasi quasi autodistruzione. Gliela piazzo. Cavolo, sono curioso di vederla più che altro. Guarda che non toglie tantissimo, 150. Dice che subisce danni a sua volta. Non so, spiegazioni del culo proprio. Fate male, male. Non si capisce niente. Vabbè. Allora, poi padroneggiamo roba. Sì. E non mi dire di no, eh. Oh, bravo. Sei brava. Ah, c'è pure la scenetta. Ma va a cagare. Ma io pensavo che almeno la facesse vedere la mossa. Ma c'era bisogno. Che cazzo è successo al penzolino lì? Padroneggiamo le mosse. Però, cioè, è abbastanza triste. No, no, dai, salta. Come si salta sta cagata? Ma che brutto, ma che non ha totalmente senso. Non poteva mettere tipo un fantoccio lì e fargli fare la mossa. Almeno aveva più senso, piuttosto non fare niente. Padroneggiamo mosse. Ma sì, sprechiamo. Perché non posso? Ah, ho capito perché quelle che padroneggiano. Oh. Quelle che imparano loro le padroneggiano per i cazzi loro. Ho capito, ho capito. Che cazzo succede? No, 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 non voglio segnare mosse. Hai sbagliato, non capisci niente. Padroneggia mosse. Tipo. Ecco. Ho capito tutto, va bene. Meno male che sono intelligente. Che bello che è però. Quanto è bello, accidenti, con quei sopracciglioni. Basta, nuovo Arcanine Prefe. E basta con sto penzolino che penso che si sta cadendo qualcosa. E niente, ancora lì, nada, nada, nada. Vabbè. Fight. Combattiamo? Combattiamo. Oddio, me lo smazzoleranno tantissimo. Vai, vai. Ma sono live? Ah, sì, mi è venuto un cagotto. Ho detto, non è che non ho premuto il tastino. Tremo come la fiamma. Vabbè. Prima dell'esilio. Una sfida ci sta. Ok. Vediamo se riusciamo a fare i tattici. Ok,
a cappellone. Ma poi sembra, però sembra che ha tipo una metastasi in testa con quella palla, con tutte i tentacoli. Vabbè, furtivo ombra, riusciamo a guadagnare almeno un turnino piccolo? O se no, no, solo, no, solo con furtivo ombra. Vabbè, vai, furtivo ombra. Che schifo. Quanto gli abbiamo tolto? 30. Con questo 75. Il doppio. Non basta. Male, male. Adesso che cazzo mi farà lui? Aspetta, aspetta, facciamo così. Facciamo furtivo ombra di nuovo rapido. Vorrei almeno riuscire a fare un turno in più. Ok. Telelama bastardo. Cazzo, quanto mi ha tolto. Allora, io ho tolto così con 60. 60 dovrebbe bastare al 100%. Matematico. Perfetto. Adesso bisogna attaccare per primi per forza. Non attaccare. Dai. Grande. Grande Zorark. Bravissimo. Adesso ti debasto io. Guarda, 150 di potenza. Ragazzi, prendete i popcorn. Boh. No, non l'ha ammazzato, che figura. No. Ma dai, che delusione, che amarezza. No, brutto, no, no. Ma perché? Cavolo, 150 di potenza. Stronzo di un Gastrodon. Che cavolo gli faccio? Dove è andata? Vabbè, ma tanto l'abilità non ce l'ha, quindi ciao. Tranquillizzati, va. Io voglio stare un po' più defilato. Così. Di spalle. Come se fossi anche in campo a combattere. Allora. Sono molto deluso. Beh, almeno è veloce, dai. Ma cos'è? Ha stappato il tavernello? Oh. Dai. Oh no. Che abbacchiamento. Sì. E niente, non ha preso. Non ha preso proprio. Ha preso zero. Ma no, non vale però. Cioè, l'unico che dovevo far... vabbè. Che dovevo expare non ha preso nulla. E allora senti, facciamo una bella roba. Ti faccio vedere io. Ma la menta? No, è ancora là. Niente menta. Facciamo direttamente lei, va? Sì, sì, sì. Cazzo, sbasculigio ne ha 70. Sono stra sovralivellato. No, Zoro, ma perché Zoroark? Ma perché Zoroark? Ma ho cambiato il primo Pokémon. Ma dai. E adesso ah, scusami. Vabbè, non si capisce un cazzo. Perdo il turno? Sì. Ma che culo allora. Vabbè allora. Ma vai a giocare alla lotteria a sto punto. Cavolo. Faccio vedere io. Scimmietta dei miei coglioni. No, non funziona nulla. Non funziona. Uso la tono pugno. Mega potente, bravo. No, sei un eroe.
Niente, che boot. Overkill, vai. Però Overkill no. E se me lo ammazza? Ma no, che non me lo ammazza. Ma no, dai. Ammazzo io, te. Ah, Luxray, ok. Che bestia, quanto mi ha tolto. Punte. Riesco a fare la doppia? Top. Adesso la faccio potente. Oh, così pare. No, non mi congelare. Vabbè, ma cosa fa? Bravo, bravo. Cosa mi tocca vedere? Ho un Crowley con vento gelato. Niente, quelli che dovevano salire, anzi no, quello che doveva salire non è salito, vabbè. Adesso te lo do io il gelato. Ancora. E quanto ne ha? Ah, giusto, è vero. È Nero Pulsar. Ah, giusto, potevo insegnarglielo il Nero Pulsar. Allora, Zuffo non funziona. Facciamo normale, va. Ha fatto tantissimo. Quanto gli ho tolto. Fine lotta. Riusciamo a farlo salire sto disgraziato? Che choc. Vabbè, due livelli è giusto salirli. Sì, ma io vorrei iniziare bene la lotta, non così a cazzo. Cioè, quindi se io inizio con Clevor, in teoria dovrebbe iniziare Clevor. Ti prego, dimmi di sì. Non vedo l'ora di giocare a Scarlatto e Violetto e fare lotte vere. Adrenaliniche. Si fa per dire, eh. Guarda che sto coso è una bestia, 300 d'attacco. Butto giù tutto, butto giù. Ma che roba? Ma che roba? Ah, è super gasato. Adesso mi fa sua mossa bellissima. Togli un bot. Vabbè, ma che chiudo. Oh, dove vai? Sei fermo lì? Cambio Pokémon? Cambio Pokémon. Ma mi sono rotto il cazzo di perderli. Paralizza questo. Ha capito tutto. Mamma mia, la strategia. Le predict. Basta, voglio un Ursaluna nella vita vera. Aia. Lo butto giù con carineria. Beh, così sì, sicuro. Resisti! Posso attaccare?
Pensavo ma mi facesse doppia. E allora to. Adesso crepi 50 volte. Oh. Che figata. Quanto è forte sto Pokémon, ragazzi. È fortissimo Ursaluna. Oh no, ho perso. Riesce a salire un po'. Ma perché prende così poco? Ah, perché non ha lottato. Vabbè, mi pare giusto. Vabbè. Niente. Qua ancora nada, eh. Ottimo. Come faccio a far passare il tempo in sto dannato gioco? Dormo? Sentite, fatemi andare, boh, a cercare Pokémon. Non so più come passare il tempo qua. Devo solo raccogliere l'ultimo giro di mente e poi posso concludere, direi. Cioè, posso andare avanti perlomeno, non so quanto è lunga la fine. Allora. Fatemi vedere il Pokédex. Cosa mi manca tipo qua? Che è? Ho visto un grigio. Vabbè, Glaceon, vabbè. Posso farlo dopo, poi... Poi. Jolt, idem. Pifio, idem. Ah, potrei catturarle anche. Vabbè, c'ho tutto qua. Poi, acquitrino qui. Beh, un sacco di roba, eh. Cioè, se... Ah, vabbè, Gengar. Sì, le evoluzioni mancano. Incarichi, ah sì, perché l'ho sfidato. Ok. Poi. Ah, ma aspetta. Perché qua parte da qui? Vabbè, Jolt. Magmortar, vabbè, che tanto c'ho il coso. Magby preso. Che? Anglacion, vabbè. Ecco, mi mancherà Dasquan, quello lì. E qua sono tutti, poi. Qua ce li ho tutti. Onix, non capisco se è grigio. È grigio lui o è grigia la vignetta, no? Sai che è grigio proprio lui. E basta. Niente qua, ok. E nei ghiacci candida. Preso. Zoroark. Ah, vabbè. Me la deve solo contare. Avalug, schifo. Cioè, ho preso praticamente tutto. Buono, vabbè. Dov'è che era? Cosa? Come si chiama? Blissey. Che cacchio li trovo? A parte che scappano, dovrei trovarlo proprio alfa. Non era qua, vero? Era proprio qui. Strano, però. Era all'inizio? Non mi ricordo se era qui o qua. Vabbè, andiamo qua, dai. Cerchiamo di passare un po' il tempo, magari trovo qualche alfa da buttare giù. Non con Zoroark possibilmente, perché è un po' sottolivellato. Cosa, io la prima zona che ho fatto è questa qua a sinistra. Dovrebbe esserci qualcosa qui. Forse qui... Sono qui Blissey e quella gente lì. Allora, lui non mi interessa. Lì c'è la grotta. Machok. Oh. Mm.
Che faccio? Lo sconfiggo? Mi darà qualche caramella, qualcosa? O lo catturo banalmente? Ah, mi vede anche se volo. Ah. Ottimo, bella roba. E no, dai, niente, lo sconfiggo. Questo è alfa, no? Lo sconfiggo. Oh, dove è finito? Aspetta, dov'è? Non era qua. Ah, Blissy. Guarda un po'. Allora, vediamo se lo colpisco a tradimento, forse riescono a farlo scappare. Se si gira? Girati. Girati tesoro, girati. E gira. Non si gira. Allora, to. E niente, non ce l'ho fatta. Si è girato di quel millimetro alla fine. Ah. Cioè, se io faccio tipo iperraggio non basterà mai, ma mai, ma mai. Ma... No, stupido io. Ah. Ma non scappa. Ma è proprio una schiappa Zoro. Che schifo. Era inutile. Mi ha già ucciso. Vabbè che è molto 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 basso di livello. Non mi ricordo neanche se è folletto sto a fare. Andiamo. Ah no, è rimasto normale. C'è sempre confusione. Risolta. Quanto beccato. Bello. Mica male, eh. Beccato una valangata di exp. Mi ricordo che ce n'erano altri in giro di Blissy. Non so dove. Quello è un Happiny. Un'acceleratina. Qua dovrebbe esserci. Sono caduto. No, adesso sono caduto. Aia. Cazzo, mi sono fatto male, boia. Pensavo di farmi molto meno male, invece no. Ah no, questa è la solita grotta. Ah no, 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 qua sono giusto. Allora. Un attimo, fatemi ragionare. Non so come affrontarla. Senti che casino, un po' di silenzio. Farò in tempo? No, ma che sfiga. Cazzo, all'ultimo si è girata, no. Adesso mi sta cercando. Eh sì, certo. Bravo, inciampa. Così ti sente subito. Porca troia. Aiuto. Niente, uscita. Ah. Con cosa la sfido sta qua? No, no, posso, devo lanciarli da qua. Mo mi confondo sempre.
Overquill. Non mi ricordo neanche se ha mosse. Aspetta, cos'è che ha? Sì, la mossa buio ce l'ha. Ok, vediamo. Caputtana, 72. Esagerazione. No, no, gliel'ho tolta. Ah, sono un coglione, gliel'ho tolta. Eh sì. Perché gliel'ho tolta? Tolto niente, gliel'ho tolto. Ah. Aia. Vabbè. Cavolo, se mi ha tolto. Aia. No, no, mi sposto. Sì. Fregati. Vabbè, uso Arcanine. Non c'è problema. Toh. Vuoi le botte? E le avrai. Mi troppo puttanate. Niente, mi ha droppato stronzate. Fa niente. Allora, aspetta, eh. Beh, la uso almeno. 50. Wow. 50. Poi la pietruzza, anche quella vorrei usare. Ah, ne ho due, ma che bello. Allora. Sculigio. Come? Scusami. Ah, tra 6 e l'8 era questo. Niente. Torniamo. Qua, non so, qua. Qua, dove cazzo vado? Qui. No, non serve a niente andare qua. Torno qui. Adesso proviamo a cercare un altro. Un altro Blissey. E poi basta, sono anche un po' rotto le palle. Ho sbagliato. Dov'è che era? Era questo quello alfa. Era qua da queste parti. Era là, eccolo lì. Bene, bene, bene. Non abbiamo attirato la sua attenzione, sono contento. Ok. Vabbè, facciamogli fare qualcosa. Una mossa. Potrei tipo avvelenarlo. Se ci riesco. Oh, bravissimo. Ok, possiamo cambiare Pokémon. Ah, piazziamo di Clevor e sbattiamogli una zuffa in faccia.
Ale. Ho utilizzato anche una mossa. Più una nuova mossa. Vediamo cosa ho imparato. Cosa ho imparato? 52. Extra senso. Vabbè, extra senso. Che mossona. Cos'è che ha patroneggiato? Cos'è che ha patroneggiato? Proprio extra senso? Palla ombra forse. Niente. Andiamo al villaggio, dai. Avrò finito, no? Ah sì che ha finito. Bla bla bla, sì, sono bravissimo, dammi i punti soldi e andiamo avanti. Ah, niente soldi. Ah beh, non ho catturato nulla. Vediamo se ha finito sta menta. Dimmi, dici, ti prego. Dimmi, dici. No, ma quanto ci vuole? Ho capito, è quasi arrivato. Quanto manca? Andiamo a dormire. Adesso dormo. Dormo fino a quando non ha finito. Andiamo a pisolare. Tra l'altro ho una fame. Una fame. Sto morendo. Non c'è niente qua. Sta dannato studio. Non c'è un tubo. Non c'è. Dormo, dormo. Continuo a dormire. Fino a notte fonda. Ok, fino al mattino, così ci godiamo anche la luce fuori dalle finestre, che fa come le punte e compare. Ah, che belli questi neon fuori dalle finestre. È l'alba, avranno finito quei coglioni? Andiamo a vedere. Secondo me non è così semplice. No, figurati. Qua lagga tutto poi. È finito? Niente, non ha finito. Come facciamo a farlo finire sto qua? Andiamo a cercare le fiamme. Andiamo a cercare le fiammelle. Dai, facciamo questa opera di bene. Almeno concludo qualcosa. Sì, usciamo dal villaggio, andiamo qua. Finiamo questa zona. Però sarebbe meglio andare di notte. Non so neanche quante me ne manca. Ah, vediamo. Me lo dice l'oggettino qui? Cosa mi dice? 78, come preferito. No, no, no. Non me lo dice, vabbè, forse me lo dice solo la signorina. Poco male. La sera è abbastanza buio, c'è ancora un po' di sole. No, il sole non mi piace. Non mi fa vedere le fiammelle, io poi sclero. Ok. Allora, troviamo un bel punticino alto alto, tipo questo qui. E cerchiamo... Oh, Snizzler. Snizzlerizza. Vai. Perfetto. Ecco, già ne vedo una. Sono molto felice. Come si cambia qua?
Accelera! Veloce! Appena in tempo. Me ne mancano tre! Raga, sono pochissime tre. Cerchiamo. Ho sbagliato tasto. Scusa, ho sbagliato tasto. Ah, ce ne sarà una nel lago, nella grotta. Sarà mica nella grotta, dai. Sarà mica così stronzo. Sarà nella grotta. Stai calmo, Gyarados. Magari... No, così non si vedono. Sarebbe stato bellissimo, ma... Qui c'è un... No, scontro! Togekiss. Si vedranno così, da questa distanza. Il punto solo della mappa. Devo andare all'isola. Forse un po' troppo in alto, però in teoria se riesco a vedere pure i cristalli che si muovono addirittura, dovrei riuscire a vedere anche le fiammelle. Allora, proviamo su quell'isolina lì. Dov'è che posso andare? Seguo il fiume? Io sull'isolina una ce la metterei. Eh no, forse l'ho già raccolta. Là sopra? Qua non ne vedo. Là non ne vedo. Niente, salgo sopra là. Cosa, ma c'era prima? Ma mica me la ricordo io. Cazzo, non ci ho mai fatto caso, sul serio. Vediamo se saliamo qua. Qua sì, dai, qua c'è. E invece no. Una bellissima fregatura. Fatemi controllare. No. Allora, aspetta, io arrivo da là. Dovrei andare su. Poi torno giù, su, giù, su. Tutto per questa direzione. Dove sto puntando. C'è una spicciatina. Qua ci sono fiammelle? No. Non ne vedo. Belle imboscate allora, eh. Non so.
niente. Questo è l'inizio. Bello però dall'alto. Lì no. Lì no, lì no, lì no, lì no. Cos'è? Ah no, l'accampamento. Niente. Cavolo, neanche uno ne ho trovato, me ne mancano tre. Strano. Proprio strano. Oh no. No, in teoria la vedrei se ce ne fosse una. Qua non c'è un tubo. Oh, aspetta, 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 cosa ho visto? Un fiorellino. Ecco, io una lì l'avrei messa. Uffa. Oh, cos'è un happiny? Ma che carino. Cazzo, ormai è giorno. Eh no, è giorno. Dove sono? Qua. Niente, torniamo qui e dormiamo un po'. Perché tanto poi non le vedo. Cado. Allora, vediamo che direzione devo prendere. Perfetto, proprio là. Bravissimo. Che palle cercare la roba. Mamma, che odio. Che odio, che odio, che odio. Sono sicuri che qua non c'è niente? Stranissimo, eh. Proprio qua anche. Dai, una lì. Io una lì l'avrei messa. Eh sì. E allora ciao, cavolo. Perfetto. Però se sono tutte così è un po' una bastardata. Speravo si vedessero da molto più lontano. Quella grotta? Sono stato? Come faccio a scendere? Ok. Molla, molla. Vediamo. Ci sarà una fiammellina?
Ma no, dai, non c'è. Aia, che dolore. Bastardello. Ma no, l'avrei già presa se ci fosse stata. Cioè, se c'era, l'ho presa. Quello si rompe. Oppure no, non so di no. No, oh, no, è stato... Ho sbagliato. È un'impressione. La texture mi sembrava proprio come quelle che si possono distruggere. Allora, fatemi vedere qua sopra, qua dietro. Questo è un bel posto per una fiammella. Anche per un po' di bella nebbia. No. Decisamente niente fiammella. Qua? Fiammella? Nemmeno. Uffa. Ah, quanti ricordi. Scyther. Che fatica che ho fatto a prenderne uno. Lo volevo maschio. Allora, secondo me una è qua. Ne sono certo. Invece no. Com'è complesso. Qua niente. Oh, che bellezza. No, neanche una. Beh, qua ci siamo già stati. Qua sopra ci sono stato, sì. E dai. Dove saranno ste maledette? Magari qua? Potrebbe essere, eh? No. Non è qua. È proprio strano che non ce ne sia una qua sopra. Magari qua non la vedo. No. Ma che non ho ancora controllato. È la pianura, tipo, non ho controllato. Queste zone qui. Ecco, tipo lì sopra. No. No.
Però se qua magari stando un po' più bassi ne vedo una. Col cazzo. E qua. Niente. Ma ormai è giorno, quindi no. Torniamo alla base. Provo a cercare dentro alla cosa del lago di verità adesso. Allora, dov'è che stavo cercando? Già non mi ricordo più. A sinistra. Ah, tipo... Ah no, ho sbagliato, ho dormito solo un po'. Cioè, anzi, non ho neanche dormito. Nel frattempo salto nella pozzanghera. Ah, piove, che bel suono. No, questo suono no, mi addormento. Pietà. C'è neanche l'ombra della fiammella. Allora, fatemi vedere cosa stavo cercando, tipo qua a sinistra. Chi è qua? Ma non c'è. Là sopra niente. Ah, forse qua stavo cercando. Oh, là, eccola lì. Dai, me ne manca solo una dopo questa. Poi l'ultima. Una fiammella. Quando ne manca solo una è ancora peggio. Snorlax. Dove sarà adesso? Ma è un Pichu. Ma io Pichu ce l'ho. Non c'ho Pichu. Non ho Pichu. Cazzo, allora lo devo prendere. Cosa mangiano il Pikachu? Ah, sto sbagliando tutto. Pikachu, Pikachu cosa mangia? No, perché è me adesso. No, Pikachu mangia tutto, mangia. Bravo ragazzo. Mi lancio. Questo. Cazzo vuoi da me? Vedi che sono impegnato? Quanto cazzeggia sto Pokémon? Nel frattempo si sciolta. Bravo. Ah, me l'ha preso lo stesso. Ti conveniva. Ho sprecato una polpettina. Oh, là. Ok, adesso dove vado? Sono perso. Allora, ero arrivato qua. Ho detto, magari in queste zone ho trovato Pichu. E
Questa zona non l'ho proprio esplorata benissimo. Cavolo, sta raccolta delle fiammelle mi sembra proprio una roba menosa, menosa, menosa. Magari mi va di culo ed è qua. E invece no. Potrebbe essere nella grotta? Il dubbio mi assale. Fatemi vedere magari qua. Perché nella prima zona io mi ricordo una fiammella che non riuscivo a prendere. Però mi ricordo se era, forse era nell'altra mappa. Le confondo, quelle iniziali e le prime mi sembrano un po' simili. Magari là dove c'è il ponte. Proviamo. Tradimento potrebbe anche essere qua sotto, eh? No, non c'è. Niente. No, perché non ha volato subito? Stavo per fare un trucco bellissimo. Non ha funzionato. Fatemi vedere, magari qua sopra. Mamma, la telecamera. Come la distorsione spazio-temporale. Andiamo a vedere cosa c'è. E lì? E non ho controllato. Potrebbe essere qua. O potrebbe anche non essere qua. Ma questo mi sembra un posto perfetto, perfetto. E non c'è però. Che bello era Cross. Dov'è la zona spazio-temporale? Così lontano. Però voglio andare a vedere, perché mi hanno detto che ci sono Pokémon stronzi che non si riescono a trovare in altri modi. E niente, tanto ho capito che qua con le fiammelle ci attacchiamo. Anzi, con l'ultima fiammella ci attacchiamo. Non è qui. E non è neanche qua. Niente, non c'è. Allora, cerchiamo, andiamo qua, proprio dove c'è l'oggetto smarrito. E magari la becchiamo anche. La fiammella, intendo. Siamo fortunati. Non la vedo. Non c'è. No, non c'è in questa zona. Eccola là. Cazzo. No, no, no. Aspetta.
Che schifo è sta roba? Dove potrei... dopo il fiume, qua. Come la indico, Stella? Però voglio beccarmi la zona spazio-temporale. Che culo che l'ho trovata. Che botta di culo. Dove mi metto? Posto tattico strategico? Wow, questo posto tattico strategico. Che rompipalle. Quanti zuba ci sono? No, aspetta. Non esagerare, sono così a livello 11. No, attacco lo stesso. Quanto Madonna, dai, come fa a essere così forte? Vabbè. Ah, che pazienza. Adesso mi lasciate in pace, posso lavorare. Anzi, visto che sono qua a cazzeggiare, io produrrei anche roba. Allora. Un po' di ultra. Vai. Perfetto. E aspettiamo. Ah, che grande, pure uno Staravia c'è. Magari riesco a prenderlo. No. Ha capito che sono qua? È così intelligente? Hai capito che sono qua? Bravissimo. Adesso mi tocca farti fuori. Hai visto troppo. Ma dai, sei al 29. Allora, mi serve un Magnemite. Sicuramente. E so anche che c'è Snizzler Yoto. Il momento è catartico. C'è molto silenzio. Giuro che non mi sto addormentando. Giuro che non sto schiattando di sonno, eh. Giuro che non... Sto sveglio. Quando inizia? Quando inizia il film? Siamo arrivati? Forza, forza, che mi serve... Mi serve... Cosa mi serve? Magnemite. Allora, aspettate che metto anche come preferiti la scoppiosfera. Metterei anche questo come preferito. Così siamo tranquilli. E anche questo. Questo. Me li fa... No, aspetta. Sono alzato. Me li ordina anche. Ordina borsello. Perfetto. Vediamo se... grande. Ma che palle, ma... Fertilizzante. Fertilizzante. Fertilizzante non posso neanche usarlo dall'inventario. Cioè, dalla cosa rapida. Eccola. Ah, è vibrato tutto. Chi è? Chi è? Chi è? Vediamo, vediamo. Ci sono un sacco di oggetti. Pokémon dove sono? Pokémon.
fatevi togliere la segnalina che mi dà un fastidio. Non ci sono oggetti. No. Decisamente no. Come li caccio? Li posso cacciare? Ah. Che cos'è? Oh la Madonna! Proprio sopra la capoccia! No, questa roba è decisamente noiosa. E inutile. Madonna! Un alfa? Non pazzi? Gengar! Cazzo! Preso, grande! Non pensavo di trovarlo, Gengar. Scusate, non potreste comparire un po' più là? Per forza nel mio spazio di copertura? Chi è che è comparso? Ma si sono solo spostati. Che culo che ho trovato Gengar. Pipipi, pipipi, pipipi. Bursaring no. Dove si troverà Steelix? Vabbè, ce l'abbiamo. Che figo che è. Che figo. Che figo. Faccio lo catturo. Che è stato? Ah, vabbè. Ah, oggettini. Porca troia. È pazzo con l'urso. Eccolo! Trovato! Grande cazzo! Che culo! Amici, che culo! Dai, sta fruttando questa distorsione. Rosicherà la mia amorosa. Lo sto cercando da 30 anni. No, vabbè. Tu non mi interessi. No, ma visto. Cazzo, ma lasciatemi in pace. No, no, no. Chi? Oh, calmi, eh. Cosa sarà quella roba? Apertura, vabbè, ma cazzo, non mi serve. È solo per co... Porca troia. No, andata via. E ciao. È stato bello. Prendiamo lo zainetto. Beh, è stato fruttuoso soprattutto. Ok. Allora, salviamo immediatamente i per subito. Vai. Oh, là, uno me lo son tolto dalle palle. Adesso mi manca solo Magnemite. Fatemi prendere anche l'oggetto. Anzi, la ricompensa. Il basilio. 47. Ah, andiamo a prendere la fiammellina. Ma questo qua? Chi è sto tizio? Chi sei? Amico di Zelda? Guardate. Allora, andiamo a prenderci sta benedetta fiamma. Dov'è la stellina? Vabbè, mettiamo il...
Segnalino. No, questo. Questo. Vamos. No, aspetta, siamo sicuri che è qua? Ah no, infatti. Sono un po' basso. Magari era qua. Col giorno adesso mi sto un po' complicando la vita. Devo stare molto vicino. Era qui? No, era qui. Ma dai, era qua sopra sicuro. Qui non c'è, qui non c'è. Forse lì vedo che c'è una pietra. Vabbè, questo è chiaramente volersi male. Cercare la roba lì di giorno. Allora, oh. Allora, non è qua. Allora, o è sopra. O è sopra qui. Ah sì, dai, che è sopra qua. Sembra un posto proprio perfetto. Non c'è. È ancora più in alto? Però io qui l'avrei messa. Qua, dai, qua c'è. Qui, non so perché non l'ho vista, ma è qui. Non è vero, non c'è. Uffa, 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 uffa. Vogliamo ancora un pochino. Troppo alto. Bello sta zona. Con tutti i macho. Si stanno allenando. Ma sì, dai, è qua. Ma no, che cazzo t'arrampichi? È una scimmia? Ma basta, che nervoso! Non la vedo. Vabbè, ho capito. Vado... Oh mamma! Che cavalcatura pessima! Me ne vado qua. No, no, aspetta, facciamo qui. Che è da qua che l'ho vista. E se fosse stato un miraggio? No, ho sbagliato. Oh, che testa, me lo dimentico sempre. Occio! Dormi fino a notte. Ah, sì. Poi vado anche dalla signorina, magari mi dà anche qualcosa di carino. Però non si vede niente. Cosa ho visto io? Eppure mi ricordo di averla vista, a meno che non fosse prima. Possibile? Che l'ho vista tipo da lontanissimo, ma qua non si vede niente. E cosa ho visto io? Molto strano, eh. Allora, sicuro di averla vista sta maledetta fiamma. Eccola lì. Ah. Trovata. Trovata la dannata. Ma cazzo, ma ci sono passato prima qua. Che palle che di giorno proprio non si vedono. Ale! Grande. Salva, salva, salva ogni secondo. 55 ore ci ho giocato sto gioco. Troppe. Torniamo a casa. No, no, che arena di colosso. Vai, vai. Ho catturato robina nuova, sei contento?
Bene, bene. Andiamo. Adesso dai, cioè è un'ora che sto giocando, sarà maturata sta menta? Se no prendo il basilico. Faccio prima. Te elettrodomestici? Ah, vediamo. Pietra scura, no. Cesto meccanico, cazzo. Vai, costerà 80.000, no, 60. Lo compro. Che bello buttare i soldi. Vabbè, grazie. Tanto è sempre la solita manfrina. Andiamo a vedere. Era qua, giusto? Che cazzo dici? Ah, è qua. Che bello! Guardiamoci la scenetta. Dov'è Rotom? Vado a trovare adesso. Eccolo qui. Ah, ce n'è un altro. Tieniamo di Rotom. No, aspetta, però lo prendo quello. Prendo quello già trasformato. Non lo vedo. Rotom. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo qua. Uno lo tengo normale, non si sa mai. Ale, Rotom Freezer. No, no, va bene, è già trasformato. Mi manca solo una roba, aspetta. Manca il ventilatore. Però potevano metterli tutti vicini. Che palle, brutto così. Tutti divisi. Mica casa del villaggio con gli elettrodomestici. Andiamo a prendere sti maledette cose. Dai. Adesso per forza devono essere. Proprio per forza devono essere. Oh, grazie. Ah, oh, che fatica, eh. Che fatica. Non mi ricordo cosa servissero i cocci. Aspetta, però sono pieno di roba, ovviamente. Allora, aspetta. Torno qua. Deposito un po' di cose. Allora. Deposita anche questa. Che questa che... No, vabbè, quella la tengo. Il Pokéball che me ne faccio. Questa niente, questo idem. Questo, vabbè. Potrei venderlo. Questo non mi serve. Ok. Sistemiamo tutto. Ok, perfetto. E adesso posso andare a raccogliere sta bene amata menta, sperando che me ne sia capitata di buona, visto che non ci ho speso poco. Vediamo com'è il raccolto. Non mi deludere. Menta scaltra. Oh, questa è nuova. Menta. Ah, attacco speciale, vabbè. Mite. Che schifo, ma che schifo, sei una delusione. Basta, me ne vado. Che cagata. Allora. Quindi metta mite e... Mite. Non ha preferenze di statistica. Com'è? Ah no. Attacco speciale, sì, ma fa schifo pure questa. Beh, potrei darla... A Zoroark. Non mi ricordo più. Non mi ricordo niente. Andiamo a casa. Dov'è casa? Mi perdo. Dunque. Allora.
magazzino, vediamo un po' cosa c'è rimasto. Dove sono le mente? Cavolo, una sola ne ho di sta crocchio qua. Che palle. Allora, vediamo, vediamo. Il suo attacco aumenta più facilmente a scapito della difesa speciale. Poi attacco aumenta a scapito della velocità. Non mi ricordo che Pokémon lenti ho. C'è qualcuno di lento? Attacco speciale a scapito della difesa. Difesa speciale a scapito, questo è inutile. Difesa speciale a scapito dell'attacco speciale. Velocità a scapito dell'attacco. Ah, questa è buona, eh. Scusa, ma non ne avevo. Ah, è queste. Aspetta, no, così è un po' confusionario. Metto tutto insieme. Che poi queste ne ho due e due. Difesa, attacco speciale a scapito della difesa. Difesa a scapito dell'attacco speciale. Allora, facciamo che le ritiro tutte. Ok. Adesso guardiamo un po' come usarle. Ecco, lui di velocità era buono, però mi sta aumentando l'attacco speciale. E direi di diminuire l'attacco speciale per qualcos'altro. Tipo cosa, però? Poi aspetta, fammi vedere come lui. Lui difesa velocità. Non mi fa impazzire sta cosa. Quindi mi sa che glielo cambio. Questo lui è perfetto. Beh, perfetto, oddio. Va bene. E lui mettere qualcosa per l'attacco speciale. E lui. Non lo so lui in realtà com'è. Non è male. C'è la buona. Lui invece fa un po' schifo. Però è l'ultima, proprio l'ultima mia preoccupazione. Allora, facciamo prima Bascu Legion. Me ne metto una buona. Tutto questo non lo so. Beh, a favore dell'attacco forse l'unico che può essere utile. No, nessuno. Che sono tutti fisici. Peccato, è buona questa natura qui. Tuo attacco aumenta a scapito della difesa speciale. Non lo so. Potrei darlo a Overkill questo, l'attacco. Questo aumenta la difesa, potrei darlo... a coso. Sono tutte un po' stupide, però diciamo che questo va bene per Bascu Legion, ad esempio. Ci può stare. Perché non mi sono rotto in realtà di... Oppure questa anche potrebbe essere buona. No, 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 facciamo questa. Vediamo com'è messo. Infatti in difesa fa schifo. Dai, mettiamogli questa. Dovrebbe migliorare decisamente. Perfetto, vediamo com'è adesso. 276 d'attacco e 165 è sicuramente meglio di prima. Poi lui direi forse la stessa cosa.
identica. Perché poi aspetta, c'è Cosone qua che però è lento. Potrei farlo proprio devastante, diminuirgli la velocità, farlo proprio lento e aumentargli l'attacco e diventa invincibile proprio. Allora, fatemi vedere. Difesa speciale, no, questa è stupidissima. Questa non mi serve, ne ho pure due. Potrei in realtà usarla, interessante per Zoroark. Perché tanto a scapito della velocità... Quasi quasi. Quasi quasi la uso. Tanto la velocità sì, è buona, ma... E fa proprio schifo, è quello il problema. Dai, la uso. Sì, deciso. Perfetto. Questo aumenta la difesa a discapito dell'attacco speciale. Potrei usarlo su Overkill questo. Fatemi vedere lui com'è messo con le difese. Beh, sono tutte e due buone in realtà. Cosa speciale. Difesa, non so, aspetta, terremoto, forse difesa forse è meglio. Sott'accomento più facilmente, a discapito della difesa speciale. Non lo so, sono decisamente indeciso. Anche questa è bella, perché alla fine Arcanine non è che ha sto grande attacco. Ma non è neanche schifosissimo, effettivamente. No, dai, metto quella che cala l'attacco speciale. Scusami, la sua difesa aumenta a discapito dell'attacco speciale. Ah, questa è la difesa speciale. Speciale. Speciale, dai. Ok. Poi l'altro potrei usarlo su Overkill. Che non mi ricordo quanto è veloce. Abbastanza. Attacco speciale. Favoriamo la difesa speciale. No, devo farlo su questo, cazzo. Ho sbagliato. Vabbè, sarebbe stato meglio, ma va bene lo stesso. Questa qua. Bene, e l'ultimo. Questo qua, Sursa Luna. Diventa una bestia. Spacca tutto. Posso depositare il resto. Ok, facciamo un cecchino. Mentre qua sono qua sul... Come cazzo si chiama il pavimento giapponese? Vabbè, quello lì. Non mi ricordo come si chiama. Allora. Quindi, attacco speciale, difesa è benissimo. Attacco speciale, difesa speciale, fantastico. Attacco speciale, velocità, lui era proprio perfetto dall'inizio.
attacco, vabbè, velocità scarso, ma attacco 342 a 67. Ah, secondo me, guarda, le statistiche sono un po' sputtanate, perché scusa, ma quanto ha di statistica sto tizio di valore d'attacco? È proprio devastante, altissimo. Questo attacco speciale è meno difesa, ma anche chi se ne frega, voglio fare i danni. Cioè, 275 al 52. Te male. Lui attacco speciale basso più per la difesa, però che rende bene. Poi l'attacco, vabbè, fa piangere, ma... Pazienza. Perfetto, niente. Mi sono soddisfatto, direi che posso salvare. A questo punto non so se più tardi riuscirò a fare la live, mi sa di no, però domani sera, anche se non è giorno di live, punto a fare Sea of Thieves e farmi almeno 3 ore o comunque 2 ore e mezza e fare la missione della, insomma, dell'avventura, la numero 9. D'accordo. Ragazzi, grazie, vi auguro una buona serata e ci si becca domani. Ciao!